Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col e Rosso TV Sport. Dovremmo, usiamo sempre tutti i condizionali del mondo, essere in dirittura d'arrivo per eh, la trattativa Montemurro-Matarrese, Addirittura eh, d'arrivo nel senso che eh, credo che a giorni Montemurro eh, farà la sua offerta per l'acquisto del, del Bari. Io mi rifaccio alla saggezza e all'esperienza del professor Antonucci che mi ricorda che certe trattative non finiscono in un batter d'occhio perché ci sono tante cose da eh, vedere. Eh, al momento non si può dire nulla e continuiamo a non dire nulla perché eh, vige il patto di riservatezza, non sappiamo esattamente come stanno andando le cose, sappiamo soltanto che c'è uno scambio di carteggio di documenti che vanno da una parte e dall'altra, vedremo come andrà a finire e poi eh, trarremo le conclusioni. Per intanto però vi presento il mio ospite, un ospite atipico, è un animatore. Si chiama Ricchi, ed è un grande tifoso del Bari, soprattutto a un papà che sì. è un tifoso del Biancherossi di rosso. Si sta seguendo in questo momento. Buongiorno a tutti, a tutti gli spettatori e a tutti i. Lo sai che sei qui? Sa no, sei è una qui. sorpresa. Ciao, Babbo. È una sorpresa. <ride> Mia madre lo sa, e ma lei fa sempre queste. questi, questi caramba, queste sì. carambate, insomma. <ride> eh, vabbè. Ricchi, che voglio dire sta molti mesi l'anno eh, fuori per motivi sì. di lavoro, ma che ieri si è intrufolato in mezzo ai giocatori del Bari. Ma sì. come mai lo sapevi che i giocatori del Bari avevano Allora, eh? io. Ho fatto già i complimenti tramite messaggio che ci siamo conosciuti in un villaggio perché sì, anche lui sì. va in vacanza a volte. Le sì. <ride> ho fatto i complimenti perché, proprio tramite questa trasmissione, sono venuto a sapere della famosa sì, situazione, dove mi potete vedere dietro in fondo, col bandana rosso sì, <ride> che sì. corro insieme a loro e mio nipote Vito che saluto. È sento. stata una bellissima cosa perché voi avete fatto una bella pubblicità. Uh -huh. e ecco, qua. saluto qua appunto tutti. Ma hai retto fino alla fine. Sì, 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 anzi, torrente devo dire: che mi ha fatto pure un complimento, mi ha detto che è un bel passo. Sì. Io non le ho voluto dire per non offendersi, siccome lui, vedo che ha qualche capello bianco, che eh. abbiamo più o meno la stessa età, sì. <ride> quindi. <ride> quindi... <ride> Mi sono stato zitto, ho detto vabbè, io ho detto praticavo prima calcio quindi... Senti, dall'interno del gruppo chi ti è sembrato un giocatore animatore, cioè uno che anima il ah, gruppo? Allora, Gezzal mi ha fatto morire dall'inizio alla fine, sempre pronta alle battute. Poi Junco già l'ho conosciuto perché l'ho conosciuto in un villaggio, sì. era simpatico. Invece quello più professionale fino all'ultimo eh. è Clayton. Sì, eh. veramente, e io l'idea che me l'ho fatto anche vedendolo giocare un professionista serio. Vabbè, in, in questo giro che abbiamo fatto per lungomare era anche simpatica la cosa, e quindi, anche in un momento quando hanno, hanno simulato di, di rubare un motorino. Sì, eccolo, vedi. Ah, ecco, 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 questi erano gli, gli amici. Sempre c'era qualche Beh, camera. È stata, è stata una bella idea. L'ha avuta torrente dall'inizio della stagione, le proposte Che bello. I ragazzi che corrono insieme al Bari. Anche questo è un merito di Torrente, esclusivo di Torrente, che eh, sì. se se ne va abbiamo perso il migliore, cioè eh. il migliore di questa stagione, il migliore delle ultime due stagioni. Temo sempre che a Bari vadano via sempre i migliori, per cui temo che alla fine vada via eh, Torrente e magari gli altri eh, possano tutti restare, ma ecco non perché riporto. voglia fare un, un, un distinguo fra bravi e cattivi però i migliori da Bari vanno via sempre quindi temo davvero che eh, dovremmo salutare Torrente intanto eh, vediamo qui eh, Bellomo e, e Caputo eh, qui sono i giocatori che si divertono in, varie, eh, in vari che modi che sono eh. quasi tutti te lo sai meglio di me, prestiti da quello che so eh, Beh, sono eh, immagino, eh, così, eh, molti per esempio Maggio che è forte è mm. un forte giocatore è in prestito. Qual è il fanno. giocatore? Maggio. Non c'è maggio nel bar. Chi è Maggio? Il <ride> giocatore con i capelli lunghi, scusami, che è aprile ho sbagliato mese. <ride> <ride> e me la <lo> sono <ride> preparata questa però, i capelli come i tuoi, però più o meno. Eh, eh sì, eh, no, infatti, infatti. c'era Ghezzalo appunto che sfoteva. Ehi, c'è tuo fratello, c'è tuo fratello. Beh, visto che esempio, quello, aprile, per come abbiamo giocato quest'anno, non, non ci perderemo nulla. De, allora, del resto, aprile, aprile non si è quasi mai visto in campo, sì, eh. però ha dei potenziali, è stato infortunato parecchio. Eh. Uh -huh. eh, lo difendi, io, fai anche sì, io i cappelloni. Eh, Tallo sarà sicuramente un prestito. Ed, sì. è, ed è forte. Mm -hmm. Si è visto anche sabato, è stata la partita. Non, non andavo al campo da tanto tempo e mi è piaciuto vedere anche questa cosa per avvicinare un po' di gente. Il al torello, dai, carino. Dei... No, te l'ha messo in mezzo anche qualche volta. Sì. Eh, la... Io ho provato eh. a mettermi in mezzo, però qualche manager ha detto: No, no, fai stare giocatore. Ho <ride> paura, è chissà. Eh. Io gioco alla Gattuso, alla Vidalla, alla Davids. Sai, questi al centrocarico. <ride> vabbè, vabbè. ci giuo, Michelina, pronto? pronto. Ciao. Ciao Enzo, sono Matteo da Reggio Emilia. Ciao Matteo, ciao Carlo. Eh, quindi non ti vedo, quindi non so che, che ospite hai, lo saluto. Uh, un animatore mica... tifoso del Bari, visto che stiamo ah, andando verso l'estate, non... fa caldo, abbiamo già eh. voluto fare una proiezione eh, eh. da villaggio, saluto insomma, ma è giusto perché <ride> non si vive di solo lavoro. Insomma, dobbiamo pensare anche un po' alle vacanze, è no? Eh, bravo, 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 bravo. Eh. Mi associo anch'io. Nel chiederti di allungare questa trasmissione, cioè allunga, <ride> eh, cerca di rubare spazio alle trasmissioni che ti precedono che ti postigano, <ride> perché davvero ci fai, soprattutto noi che ti chiamiamo, non dalla Pennsylvania, ma insomma, da lontano, <ride> da Emilia, infatti, ci fai infatti. essere vicino. Oh, aspetta, un caso della Pennsylvania. Sì. Eh, il tifoso che vive in Pennsylvania, mi ha detto: guarda, che se riesco a intervenire, eh, ti dirò la vera storia di Tim Burton. Non c'è bisogno che tu ti sforzi ah. più di tanto perché la vera storia di Tim Burton la so io e resterai a bocca aperta. Quindi io non vedo l'ora che chiami il nostro amico della Pennsylvania perché voglio capire a quale compagnia eh, teatrale eh, appartenesse. Tim non Burton non è parente al eh? regista Barton, eh, no. E poi che anche lui Tim Burton, sì, sì, i sì, cognomi sì. sono uguali. Allora dicevi, amico di Regemini: sì, anche secondo me il nome, nome è Omen Tim Burton è era così strano, anche <ride> Vincenzo Mattarese si lasciava sfuggire Maia. delle battute tra Vodafone e Team, insomma, eh, trano, è, so, po posso, posso dire la mia. Sì. Che, che ne pensi? Allora, secondo me è stata anche qua enfatizzata la cosa, nel senso che magari era veramente qualcuno che all'inizio aveva anche delle intenzioni o dei capitali, però forse ha visto veramente la situazione difficile e prendere in una situazione difficile si è tirato indietro. Cioè, è tirato io indietro. non eh. sono così, perché... Non sarebbe servita a niente questa pubblicità. Comparsa però Non sarebbe servita a niente no, no, se no, noi no, ci no. pensiamo allora che aziende ha sotto in balto? che pubblicità si è fatta boh. oppure il Bari che bah, pubblicità ti sembra è un, fatto? Magna... È un, un magna. Questo era stato un magna un'altra ah, parola che inizia con magna che sembra effettivamente un non lo so, sembra fare bagaglino. Bah, ma io sembra... ho visto quello che fa l'americano. Ma io visto... portato a, sì, eh. Zamp... Zamp... a Bari, ma io ho visto qualcuno l'ha portato a Bari. Ma io ho visto Zamparini e altri personaggi come il presidente anche del Catania che sono sportivi anche nell'ambito fuori dal calcio. Non posso giudicare dall'aspetto fisico cioè se avesse veramente fatto qualcosa di io ho sempre la mia idea che il Bari non lo vuole vendere ma <ride> questa è la mia sì, idea eh. che ho da anni purtroppo come, no. mai? Come mai? Guarda, è strano che tu abbia un'idea del genere perché <ride> siamo dei pochi. Perché arriviamo siamo dei pochi. siamo dei pochi a credere che non lo vogliamo sì, mai. Per no la è. fine, alla fine non succede mai niente. Io spero questa volta, ma per il bene di mio padre, che ha l'età sua e rischia sempre <ride> per il Bari soffre. ha sofferto addirittura sabato, che la partita alla fine il risultato fino a un certo punto era interessante. Mm -hmm. Lui ha sofferto quando stava perdendo 1-0 e sul secondo gol che poteva esserci di rigore ha cambiato. E' così. Allora 080 501 9998, pronto? Scusa perché il mio intervento da Reggio Emilia era quello di, ehm, indipendentemente da sì. come va a finire sì, la trattativa, sì. ehm, credo che tutti siamo eh, orientati nelle buone intenzioni di tutte le parti, uh -huh. però credo che l'idea di partenza, grazie a tutti voi, grazie sì. a Maffei, sia da mantenere su un altro binario. Cioè, va, eh, Mi ricollego al, al, anche al discorso dell'ospite che avevo sì. ieri che non conoscevo. Tenete viva, perché è assurdo che una società di calcio dell'importanza di una città come Bari non abbia un sito web decente, uh -huh. e col sito web intendo il collegamento in internet, cioè di tenere uh -huh. vivo, anche con un'operazione come quella di ieri, era uh -huh. da pubblicizzare, è un'idea straordinaria. Uh -huh tenete viva quell'operazione lì della città, nella città intendo anche dei paesi di Mitrofo, sì. Corato, eccetera, di essere vicini alla società, perché per il non tuo... è detto sì. che la trattativa, cioè speriamo tutti che la trattativa sia totale o con partecipazione o che venga smorzata, non sappiamo, però tenete viva... La posizione della città che affianca i giocatori, affianca lo cioè che siamo presenti, cioè una mutua quasi. non, non Le cooperative qui a Modena hanno fatto una piccola cooperativa sì. per avere una piccola partecipazione nel Modena, noi addirittura dobbiamo essere la mutua che salvaguardia la società, grazie per il tuo intervento, grazie per il tuo intervento. Beh, il sito per carità, eh, eh, c'è chi ci lavora, chi, chi, chi diffonde notizie, però è chiaro che in una società allo sbando come il Bari, un po' tutto poi chiaramente sì. eh, in qualche modo non, non splende. È chiaro che probabilmente. Le motivazioni, cioè una grande Accurato. società ha tutto a, a, al suo posto, una società eh, piccola e decadente come, come il Bari, probabilmente deve pensare alla sopravvivenza e pensa un po' meno a fare investimenti sul, sul, sul web. Ci vorrebbe, ci vorrebbe poco, non dimentichiamo che il Bari ha tagliato addirittura i 2.000 euro al mese che servivano per la rivista uh, ufficiale, per un mensile, che credo che sia invece uno strumento di divulgazione straordinario uh, per uh, come dire, mettere insieme i, i Tifosi. Ecco perché io credo che al di là di tutto, mi chiedo sempre che cosa, che cosa ci facciano più i matarrese eh, in questa situazione. Tutti quanti mi dicono che eh, nella famiglia matarrese il Bari in questo momento è considerato è considerata la patata bollente, una cosa da quale tutti vogliono disfarsi. E eh, eh, diamine, allora. Dire, se uno vuole buttare via una cosa, se vuole, la vuole venderla, vuole, la vende, c'è cioè da fare, se tu, lo vuoi, eh, se tu vuoi vendere il bandano lo vendi, insomma. Ma è no? troppo bollente, a meno che Io... tu non chiedi 10.000 euro per il bandano non te lo compro Ecco, eh. e questo è il discorso, è il quantum, forse eh. è troppo bollente, ci sono troppi debiti e troppi crediti magari da eh, arretrati che non si riescono a coprire. Siamo i conti, va conti che non tolgono. Però Però, ripeto, è in corso una trattativa eh, che mh, dal punto di vista formale... Ha i crismi di una trattativa che può andare sino in fondo in un modo o nell'altro, al di là delle battute. Eh, aspettiamo aspettiamo eh, gli eventi eh, e speriamo in un cambiamento. Un cambiamento che credo che faccia bene a tutti, a cominciare dai matarrese, Ma come fanno ancora ad andare allo stadio? I bambini addirittura che urlavano contro i matarrese, Ma di, voglio dire, si perde anche, come dire, di, non, non lo so, non, io non riesco a capire perché. Se facessero una cosa del genere a me. Io, io, dopo un secondo, andrei via. Cioè non, se, non non hai se non hai interesse forte personale, personale. Perché a questo però un motivo ci deve essere. Infatti, il dubbio dei tifosi è sempre quello: che ci sia lo stesso un tornaconto. Un motivo, un di motivo. Immagine, ehm. di soldi, non si sa. Un motivo. Va bene, pubblicità, poi torniamo insieme con il Biancarosso di Sport.